attivare in presenza gli sportelli della pubblica amministrazione per dare risposte più efficaci a cittadini e imprese e far girare l'economia in città, la riflessione dei Tilatti di Confartigianato, l'assessore Roberti, riorganizzazione del lavoro da ripensare. Sit-in di protesta a Pordenone dei lavoratori della sanità del Friuli Occidentale che chiedono assunzioni e ferie, gli eroi ricevono lettere d'encomio, dicono noi quelle di licenziamento. Il Presidente della Repubblica Mattarella sarà il 13 luglio in regione con l'omologo sloveno Pahor, prima a Trieste per il 100° anniversario della distruzione del Palazzo del Popolo, poi a Basovizza. Il capoluogo friulano si prepara al primo weekend all'insegna di Udine sotto le stelle, sede e tavolini occupano alcune vie cittadine nel corso del fine settimana, in diretta dal centro storico per il venerdì di Screenshot. Nel giorno della ripresa del calcio giocato, la FIGC propone una modifica al protocollo per giocare anche in caso di una positività e prima della partita tamponi rapidi a tutti, intanto il Pordenone riparte il 20 giugno. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. La burocrazia frena la ripresa e lo smart working nell'ambito degli sportelli della pubblica amministrazione complica la vita di imprese e cittadini. Lo sottolinea Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato, che auspica un ritorno al lavoro in presenza anche per rilanciare l'economia. Con una parte rilevante di dipendenti pubblici in smart working si è ridotto il giro d'affari di bar e ristoranti. Riattivare in presenza gli sportelli della pubblica amministrazione per dare risposte più efficaci ad imprese e cittadini in questa fase di ripartenza dopo l'epidemia Covid, ma anche per far girare l'economia nel territorio. È la riflessione di Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato, espressa durante la trasmissione di Telefriuli Screenshot. Io ho l'impressione che noi stiamo affrontando questo fenomeno del tutto nuovo, che non è fisicamente individuabile, ma è una rivoluzione per quanto riguarda i modelli organizzativi di lavoro, il modello economico. Lo stiamo affrontando con le misure ante crisi, con una burocrazia ancora non attrezzata. In questo momento abbiamo sperimentato anche smart working, lavoro da fuori. Infatti, però, questo crea ancora più confusione, immaginiamo, nella burocrazia. Il contatto fisico con il dipendente pubblico che ha la pratica, che ti confronti immediatamente, credo è quello che ci manca. Noi chiediamo ecco, un pronto rientro anche da parte almeno di quelli che hanno un ruolo importante, decisivo e di front office, cioè di rapporto col pubblico, di rientro nei vari uffici pubblici. Sarebbe necessario in alcuni settori un loro rientro prima, proprio per i motivi cui dicevo prima, perché l'affrontare il problema deviso è molto diverso, poi anche per rifarli vivere la città, capire che il palazzo municipale, il palazzo della regione, non so, gli uffici pubblici dello Stato non sono dei palazzi vuoti, ma sono dove ci sono delle persone che anche loro cercano di dare una mano, perché l'economia di questa regione, di questo paese, di questa possano ripartire. Sono 90.000 i dipendenti pubblici in Friuli, Venezia Giulia, 15.000 dei quali impegnati in regione. Con il lockdown è stato adottato lo smart working che proseguirà almeno fino a fine luglio, forse fino a settembre. L'organizzazione del lavoro va ripensata, afferma l'assessore regionale Roberti. È importante la presenza fisica agli sportelli, spiega, ma in futuro sarà sfruttato di più il lavoro agile. Ritorno alla normalità dopo 72 giorni di lockdown, paure e timori. Con la fine dell'emergenza è iniziata la fase di convivenza con il coronavirus. Lo smart working ha consentito di proseguire con le attività, ma ora manca il contatto con il pubblico, in particolare negli sportelli ancora chiusi. Sicuramente noi stiamo già guardando al dopo, a quello che succederà al rientro, nel senso che ovviamente sentiamo la necessità di far tornare alcuni nostri dipendenti, una parte dei nostri dipendenti il prima possibile al lavoro, in particolare appunto come si ricordava per tutto
quello che riguarda il contatto diretto con il pubblico, dove lo sportello è essenziale e quindi la presenza fisica è essenziale. Ma quello che è successo in questi mesi ci fa anche ragionare, ci deve far ragionare anche sull'organizzazione stessa degli enti pubblici e su come in realtà il rientro alla normalità ci deve essere, ci dovrà essere, ma bisognerà tenere in conto anche nuove forme di organizzazione, quindi uno sfruttamento maggiore del concetto di lavoro agile, quindi dello smart working, che devo dire la verità in questi mesi ha funzionato, ovviamente, ripeto, non dove c'è il contatto diretto con il pubblico. Il rovescio della medaglia è un numero minore di persone in giro. In regione sono 90.000 quelle con un impiego pubblico, un numero in grado di muovere l'economia di bar, ristoranti e negozi, generando un indotto prezioso in questo momento storico. Beh, certamente quando parliamo di comparto pubblico, quindi soltanto dipendenti delle amministrazioni regionali e degli enti locali, stiamo parlando di oltre 15.000 persone che ogni giorno si recano al lavoro, quindi evidentemente quelle 15.000 persone un indotto lo creano. Ma per questo dico è anche importante tornare il più presto alla normalità. Dico semplicemente che la nuova normalità potrebbe essere diversa e migliore di quella precedente, dando nuove opportunità di lavoro per gli enti locali, ma anche e per la regione, ma anche per i dipendenti stessi, che avranno nuove prospettive, nuovo modo di organizzarsi la propria vita. In Friuli Venezia Giulia le stime sull'occupazione nel primo trimestre del 2020 non sembrano ancora risentire dell'effetto emergenza Covid-19, quanto emerge dall'elaborazione IRES dei dati Istat. In Friuli Venezia Giulia, nei primi tre mesi del 2020, i dati sull'occupazione non sembrano ancora risentire dell'impatto dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Lo rileva Alessandro Russo, ricercatore dell'IRES, in base all'elaborazione dei dati Istat del Ministero del Lavoro e dell'Economia, dalla quale si evidenzia che in regione nel primo trimestre del 2020 il numero di occupati si attesta a 513.800, un valore sostanzialmente analogo a quello del trimestre precedente e superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sempre nello stesso periodo emerge che il numero di nuove assunzioni è in calo di quasi il 10% su base annua e le cessazioni dei rapporti di lavoro sono leggermente aumentate, più 3%, mentre il tasso di disoccupazione è pari al 6,1%, ma per la componente femminile supera l'8%. Inoltre sono diminuite del 16,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente le aperture di partita IVA, con il crollo determinato dall'emergenza sanitaria del mese di marzo. A livello territoriale il numero di nuove aperture di partite IVA mostra una flessione superiore al 20% nelle province di Udine e Pordenone, mentre Trieste e Gorizia sono le due province che presentano i risultati meno negativi in Italia, le uniche con una diminuzione inferiore a meno 3%. In Friuli Venezia Giulia le domande accolte per l'indennità di 600 euro prevista dal decreto legge Cura Italia sono state quasi 71.000 su un totale nazionale di poco meno di 4 milioni. La categoria più rappresentata è stata quella dei lavoratori autonomi, oltre 54.000 domande accolte in regione, seguiti da professionisti e collaboratori. Il 2019 faceva ben sperare per il settore cluster legno, ma il 2020 ha portato il coronavirus e il lockdown e per il bilancio di quest'anno ci si attende un pesante contraccolpo. Un sogno che si sta trasformando in un incubo. I dati del cluster legno arredo riguardo al 2019 parlavano di una crescita importante, in particolare nel settore del mobile, tanto da raggiungere il 1.600.000.000 di euro di fatturato. Per quanto riguarda il 2019, il settore legno arredo è stato trainato dall'importante aumento dell'export del settore mobile in Gran Bretagna e Francia rispetto al 2018 e al 2017. Anche il settore legno grezzo ha vissuto un vero e proprio boom, triplicando gli affari grazie alla devastazione portata dall'uragano Vaia nel 2018. E il volume d'affari è passato da 4 milioni a più di 12, ma il 2019 è seguito al 2020. Dati di export dell'anno precedente che diventano relativamente interessanti, lo dico con grande amarezza, rispetto alla situazione che stiamo vivendo da marzo in poi. Il mobile, la sedia, i semilavorati sono un comparto importante dell'economia di questa regione. E quindi diciamo ci aspettavamo di proseguire sulla strada iniziata, sulla strada aperta, con addirittura un incremento.
Per l'81% il comparto mobili del cluster si rivolge al mercato europeo e proprio per questo il lockdown da coronavirus sarà molto pesante. Guardando il fatturato, il settore mobile ha già perso il 41%, cifra che sale a meno 83% guardando le vendite al dettaglio rispetto allo scorso anno. Proprio in virtù dei primi dati positivi di maggio, il cluster stima che alla fine dell'anno la perdita sarà più contenuta, assestandosi comunque intorno al meno 15% rispetto al 2019. Si tende protesta oggi a Pordenone da parte dei sindacati e dei lavoratori del comparto sanità del Friuli Occidentale. No ai tagli, ai licenziamenti e alle esternalizzazioni dei servizi sanitari. È chiaro il messaggio mandato dai sindacati uniti, CGL, CISL e UIL del comparto sanità all'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Con un sit-in sotto la direzione generale in Piazza del Portello a Pordenone, sindacati, lavoratori e RSU dell'azienda hanno manifestato per chiedere assunzioni e tutele. Nonostante il lavoro supplementare degli operatori che si sono veramente prodigati con ore e ore di straordinario, turni aggiuntivi e quant'altro, la risposta di questa direzione è: mandiamo a casa i tempi determinati. Hanno chiuso il pronto soccorso di Magnago, hanno appaltato il pronto soccorso di Sacile, hanno chiuso l'RSA. Basta che noi andiamo in qualsiasi reparto, ci rendiamo conto che mancano infermieri, OS, in chirurgia, in pronto soccorso, in medicina. Due sono i punti fermi nostri: la stabilizzazione, quindi la stabilizzazione del personale precario e l'assunzione di nuove risorse umane per permettere un recupero psicofisico al personale tuttora operante stremato. Bilancio chiuso in positivo, che la provincia di Pordenone ha restituito alla regione 3 milioni di euro, ci troviamo adesso ad avere un buco in rosso di 980 mila euro. Nel momento in cui potevamo riprendere a operare, non siamo più in grado di operare perché stanno licenziando gli infermieri, stanno andando via, i tempi determinati non vengono riconfermati, io ne ho perso uno adesso col 1° giugno di tempo determinato. Naturalmente tutto questo si ripercuote sui cittadini? Certo che si ripercuote e mi dispiace che qui non ci siano e non ci siano neanche i sindaci a vedere qual è la nostra situazione. Ci hanno chiamati eroi e agli eroi vengono mandate le lettere di encomium, a noi invece ci mandano le lettere di dimissione, di licenziamento, perché chi ci rimette non siamo noi che abbiamo i tempi indeterminati, sono gli infermieri che stanno a casa, ma soprattutto sono i pazienti che non possono essere operati. Le persone attualmente positive al coronavirus nella nostra regione sono 176, stesso numero della giornata di ieri. Non risultano esserci pazienti ricoverati in terapia intensiva e non si registra alcun decesso. Prosegue il calo del Covid-19 nella nostra regione, resta alto il numero dei tamponi sul territorio. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, fa anche il punto sulle possibili aperture condizionate però da DPCM del governo. Vediamo il servizio. No, devo dire che l'eccellenza è data dal comportamento dei cittadini, sicuramente da un grande impegno di tutta la struttura regionale e penso su tutta la parte sanitaria che si è impegnata moltissimo per cercare di dare delle risposte forti ed anche superiori alle nostre capacità iniziali. Il numero di tamponi che lei citava vanno proprio in quella direzione, siamo la terza regione dopo la Val d'Aosta e la provincia autonoma di Trento che fa più tamponi rispetto al numero di abitanti. Questo servirà anche in prospettiva rispetto a un possibile nuovo focolaio e nuova pandemia, che mi auguro non ci sia, però per essere pronti e tempestivi nell'isolare i nuovi focolai. Prossima mossa della regione? Noi apriamo tutto quello che si può aprire, come abbiamo detto dall'inizio, lo facciamo perché penso che in un momento come questo dobbiamo ridare fiato all'economia ma anche tornare a una normalizzazione della vita. Proprio ieri nella conferenza delle regioni ho fatto presente al governo che anche l'ultimo DPCM invece va a complicare molto le cose. Entrando troppo nel dettaglio, invece, in questo momento bisogna dire ci sono delle norme sanitarie da seguire, cerchiamo di semplificare il più possibile per permettere ai cittadini, alle imprese, ai ristoratori, ai pubblici esercizi di poter operare nella maggiore normalità possibile. Anticipato di 48 ore il termine stabilito a livello nazionale, da domani mattina riaprirà il confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. A darne notizia il governatore Massimiliano Fedriga al termine di un confronto con il primo ministro sloveno. Ringrazio il capo del governo sloveno, ha dichiarato con soddisfazione Fedriga questo importante risultato, è il frutto del costante colloquio portato da sempre avanti tra la nostra regione e la Repubblica di Slovenia.
Il prossimo 13 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'omologo sloveno Pahor si troveranno a Trieste in occasione del 100° anniversario della distruzione del Palazzo del Popolo, ovvero l'edificio polifunzionale utilizzato dagli sloveni triestini distrutto nel 1920 in seguito a un incendio avvenuto per mano fascista. I due capi di Stato andranno in seguito in visita alla foiba di Basovizza. Sulla visita è intervenuto anche il senatore, anche il Presidente dei Fratelli d'Italia al Senato Luca Ciriani. Per la prima volta un presidente sloveno renderà omaggio a un simbolo della tragedia dell'odio etnico, e poi ha parlato anche la senatrice del PD Tatjana Rojc. Bisogna che siano tutti consapevoli dell'altezza di questo evento, dopo il quale nulla sarà più come prima. Andiamo a Gorizia, dove è stata celebrata oggi la prima festa di liberazione delle forze jugoslave. Gorizia festeggia ovviamente il 25 aprile in quanto porzione del nostro paese, dell'Italia, e il 25 aprile è giustamente la liberazione dai regimi totalitari di tutto il paese. Gorizia però festeggia una data in più, cioè il 12 giugno, perché il 12 giugno per noi, come sappiamo, è la vera liberazione, perché fino a quella data Gorizia è stata sottomessa dalle truppe dei partigiani del maresciallo Tito, che in poco più di 40 giorni, quello che ricordo essere nella memoria dei goriziani il terrore chiamato il terrore titino, oltre 650 furono le persone che, ripeto, a guerra finita vennero sottratte dai loro affetti, dalle loro case, per essere poi deportate chissà dove, perché ancora oggi noi non sappiamo in quale fossa comune sono stati deposti i loro resti mortali, e anzi noi aggiungiamo questo appello. Penso che sia una presenza obbligatoria, dovuta e anche molto sentita, che la comunità regionale porti la propria testimonianza in un momento così fondamentale come ricordare il 12 giugno, la prima commemorazione che viene fatta della liberazione della città di Gorizia dalle truppe titine, a seguito appunto di quei 40 giorni nel quale ci fu un terrore che portò alla morte di centinaia di persone innocenti che avevano l'unica colpevolezza di essere italiani. E allora è giusto anche ricordare, in un momento in cui forse la storia si sta troppo allontanando e gli attori principali o i figli non ci rischiano di esserci più, testimoniare questo per le future generazioni, quando appunto la violenza diventa sopraffazione, e bisogna ricordarlo perché questi fatti non avvengano più, e quindi dare il giusto onore, il giusto omaggio a quelle vittime che erano colpevoli solo di essere italiane. Il capoluogo friulano si prepara al primo weekend all'insegna di Udine sotto le stelle. Sedie e tavolini occupano alcune vie cittadine nel corso del fine settimana. Ora ci colleghiamo in diretta con Davide Vicedomini. A te la linea, buonasera. Sì, buonasera Alexis, buonasera a tutti i telespettatori. Come hai detto tu, Udine sotto le stelle si inizia oggi proprio con l'apertura di alcune piazze. La gente potrà camminare tranquillamente, potrà andare nei vari locali che sono aperti ovviamente in mezzo alle piazze. Qua siamo in via Mercato Vecchio, dopo c'è la festa anche in Largo del Pecile, poi c'è anche via Aquileia, via Gemona e poi via Poscolle. Insomma, una Udine rinnovata. Abbiamo iniziato da qua, via Mercato Vecchio, proprio con il sindaco Pietro Fontanini. Qua, per celebrare anche un po' un inizio, diciamo, perché questa è una struttura, questo è un assetto viario che lei ha voluto fortemente. Sì, questa è una parte della nuova via, come vedete c'è tanta gente, sono le 7:20, in pratica già la città si sta riempendo. Io penso che stasera coloro che hanno organizzato in via Poscolle, in via Aquileia, in via Gemona questi appuntamenti avranno soddisfazione, perché la gente sta arrivando, c'è voglia di tornare fuori, tornare a vivere come si viveva prima del coronavirus, e quindi penso che chi ha organizzato questi appuntamenti avrà soddisfazione, troverà gente che verrà, insomma, a consumare, a bere, a mangiare qualcosa di importante. Ecco, sindaco, si può dire che questo potrebbe essere un rilancio, da oggi inizia un rilancio del commercio dopo i 3 mesi di lockdown? Comincia così, perché ci vuole la gente, perché il commercio, la vita economica è fatta di consumatori. Qui abbiamo un bel numero di persone. Io sono contento perché oggi apre questo locale, questo bar, un bar storico che è stato chiuso per un bel po' di anni, e con questa riapertura, soprattutto con lo spazio che trova all'esterno, ha la possibilità anche di far rivitalizzare via Mercato Vecchio.
una via importante, siamo a metà strada, dobbiamo completare ancora i lavori, però già adesso questa prima parte della via ci dà un segnale molto importante di come verrà via Mercato Vecchio e soprattutto la soddisfazione di vedere la gente in mezzo a questa via, senza le macchine, senza niente che dia disturbo, poter ammirare i palazzi, la loggia del Lionello, tutte le cose belle che ci sono a Udine. E ci sono tutte le altre vie anche da ricordare, appunto, queste vie arterie, insomma, che da cui si arriva a Udine direttamente e si può andare a piedi, si può godere, insomma, delle bellezze architettoniche di Udine. Sì, in questo weekend, in pratica, cominciando dalle 6:30, abbiamo già chiuso le strade, 6:30 fino a tarda notte, domani la stessa cosa, domenica tutto il giorno la chiusura di queste strade per permettere alla gente e soprattutto a coloro che gestiscono i locali di poter mettere i tavolini e le sedie in mezzo alla strada perché la gente possa sedersi. Eccoci, grazie al sindaco Fontanini, con noi con Screenshot, ci vediamo alle 19:45, una diretta di mezz'ora in cui andremo da via Poscolle al Largo del Pesce, incontreremo i commercianti, sentiremo la viva voce, insomma, degli esercenti per capire quanto sono realmente contenti e la novità appunto di questa Udine sotto le stelle. Grazie a te Alexis. Ricci, per questo collegamento in diretta da Udine, siamo alla cronaca. Una donna di Tarcento è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Dante nella prima serata di ieri. Si tratta di una pensionata di 80 anni stroncata da un malore. La 4 sarà chiusa soltanto una notte, dalle ore 20 di sabato 13 alle ore 7 di domenica 14 giugno, ma in entrambe le direzioni. La rottura della Presso Trivella si è rotto e i lavori pianificati nelle notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica da Autovie Venete non potranno quindi essere effettuati. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato a maggioranza il DDL 93 Omnibus, provvedimento multisettoriale che tra i tantissimi temi vede decisioni in materia di finanze, patrimonio, sicurezza, cultura, sport, infrastrutture, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, ambiente e sanità. Il documento, contraddistinto da oltre 100 articoli, suddivisi in 14 capi, ha avuto il via libera dall'Aula dopo oltre 30 ore di lavori suddivise in 4 giornate. Tra i provvedimenti licenziati dall'Assemblea figurano l'adeguamento delle indennità per i sindaci, la proroga di un anno per le slot machine negli esercizi pubblici, ulteriori stanziamenti per la primarietà del personale sanitario, l'allargamento del periodo in cui si potranno svolgere le lezioni nei comuni, l'estensione anche ai bambini di 3 anni del sostegno per i centri estivi, il prolungamento delle concessioni comunali per la gestione degli impianti sportivi e la soppressione dell'obbligo per i comuni di aderire alla centrale unica di committenza. Al termine dei lavori dell'Aula, i consiglieri regionali hanno commentato il lungo lavoro che ha portato all'approvazione del DDL. Abbiamo fatto la manutenzione del sistema normativo regionale cercando di dare riscontro al mondo dell'impresa, delle famiglie, dell'associazionismo e cercando di rendere poi più semplici le procedure per coloro che devono applicare le norme, le leggi o devono magari ricevere contributi. Da diciamo così, soddisfacimento di risorse da destinare al territorio a modifiche di tipo normativo, come dicevo poc'anzi, finalizzate al bene dei nostri cittadini. Ci siamo concentrati su alcune questioni che non ci hanno visto assolutamente favorevoli, una gestione specifica dei lavori pubblici, una gestione assolutamente insufficiente del tema della viabilità. Sono state inserite, come sempre avviene in queste leggi, alcune cose molto pericolose dal nostro punto di vista, immorali, come quella della proroga per le slot machine nei bar ancora vicino a luoghi sensibili come le scuole, ma come al solito non si parla mai di ridurre invece le indennità dei consiglieri regionali. Ci sono solamente proroghe che possono anche causare gravissimi danni, come quella all'urbanistica, con la possibilità di togliere il dovere di fare le opere di verde. Quindi in una situazione dove mancano i soldi anche per il sistema sanitario, vengono trovati 600.000 euro per fare uno stadio per i privati. Sono state date delle risposte nei vari settori alle esigenze che sono arrivate da più parti dal territorio. Certo, per alcune cose, porto ad esempio la richiesta che è arrivata per sostenere la squadra del Pordenone, ecco, a cui poi abbiamo dato risposta positiva, forse non era il momento migliore.
E parliamo di scuola, non è stata presa ancora una decisione definitiva in merito alla data di inizio del prossimo anno scolastico e lo stesso Ministero dell'Istruzione far sapere che quelle che stanno circolando nelle ultime ore sono solo ipotesi. Tra le voci diffuse, quella della possibilità che si ritorni sui banchi di scuola con una settimana di ritardo rispetto a quanto programmato su pressing delle regioni per consentire al comparto turistico di disporre di un periodo in più per lavorare, così da recuperare almeno in parte il terreno perduto a inizio stagione. Per quanto riguarda la nostra regione, la Giunta ha deliberato nella seduta del 24 marzo scorso che nelle scuole primarie e secondarie del territorio le lezioni abbiano inizio il 16 settembre per terminare il 10 giugno 2021 per un totale, tenuto conto dei giorni di festività nazionale, di sospensione regionale delle lezioni, di 206 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni. Il Ministero dell'Istruzione fa sapere che sulla definizione del calendario scolastico è in corso un confronto con le regioni e che ogni notizia ufficiale verrà comunicata dallo stesso Ministero attraverso i propri canali istituzionali. E siamo allo sport. Stasera riparte il calcio giocato con la semifinale di Coppa Italia e per il campionato passa alla linea della FIGC sulla quarantena di squadra. A poche ore dalla ripresa del calcio giocato con le semifinali di Coppa Italia arrivano novità che ha il peso della svolta e che renderà più facile e probabile la chiusura del campionato, allontanando allo stesso tempo gli spettri di play-off, play-out e algoritmo. Il Comitato Tecnico Scientifico del Governo ha deciso infatti di aprire alle richieste della Federcalcio per rimuovere il fantasma della quarantena, ponendo comunque condizioni rigorosissime e stringenti, come i test a tutti la mattina della partita. Non si tratterebbe insomma di un cambiamento della norma e della durata della quarantena di squadra, bensì di una nuova prassi per giungere alla negativizzazione del gruppo, questo secondo quanto riferisce Gazzetta. Resterà secondo la Rosa la quarantena di squadra, ma si potrà giocare anche in caso di positività di un elemento della squadra o dello staff, ovviamente isolato. Secondo altre fonti invece andrebbe in quarantena il singolo contagiato, togliendo del tutto l'ipotesi tanto discussa, fermi restando i tamponi rapidi prima degli incontri. Quel che è certo è che dal CTS è arrivata un'apertura alla linea proposta dalla FIGC, ispirata al modello tedesco, per superare quello che è stato uno dei nodi più discussi di tutti i discorsi pre-ripresa. Il Pordenone Calcio ricomincerà il proprio cammino in Serie B sabato 20 giugno alle 20:30. È previsto infatti l'impegno casalingo contro il Venezia. Di lunedì e venerdì gli altri impegni sempre alle 21. Fate eccezione per il 26 giugno, quando a Trapani il fischio d'inizio sarà alle 18:45 in trasferta. Siamo in chiusura, ma vi ricordo tra un quarto d'ora la diretta di Screenshot da Udine condotto da Davide Vicedomini. Grazie per l'attenzione e buona serata. We'll be right back.